Buonasera a tutti voi radioascoltatori di Radio Handball Italia. Siete collegati ed in diretta con il Palasport di Castenaso. Da Gianni Racalbuto ed Enrico Bonzanini, più cordiale buonasera. Vi trasmetteremo in diretta l'incontro della prima giornata del campionato di Serie A di pallamano, girone B, tra Bologna United e Oriago Padova. In questo momento lo speaker sta annunciando le formazioni di entrambe le squadre e io ve le do. Per l'Oriago Padova, Carraro, Fabian, Bigon, Giovanni Nardino, Rossi, Bincoletto, Zennaro, Pittarella, Sardo, Vettor, Nicola Nardin, Nicoletti, Cecili, Bressolin. Allenatori Lucarini e Leandri, mentre Enrico Bonzanini vi dà la formazione del Bologna. Il Bologna che presenta su 14 convocati Santolero, Bonassi, Elayek, Garau, Gherardi, Mula, Tedesco, Argentin, Bosniak, Nascetti, Santolero, Rossi, Nardi e Pedretti. Abbiamo anche lo starting seven di Bologna con Rossi che inizierà fra i pali, Bonassi, Gherardi e Bosniak in cabina di regia, Garau e Nardo saranno gli esterni, Pedretti in posizione di pivot. Abbiamo anche la possibilità, grazie anche alla novità federale, di avere i risultati. Fra pochissimo vi daremo i finali, Gianni. Bene, bene. Intanto i giocatori che scenderanno in campo si stanno salutando. Gli arbitri dell'incontro saranno Rizzo e Carrera. In un Palasport qui di Castenaso con parecchia gente, la prima giornata di campionato, abbiamo anche qualche risultato, è vero Enrico? Sì, perché è finita al palazzetto del Romagna, il Pala Cavina, con il Romagna che ha ceduto per 19-36 contro Teramo, che andrà ad affrontare proprio Bologna la prossima giornata. Bologna tra poco inizierà questa gara, c'è la vittoria anche di Albatro all'esordio in casa, anche Gaeta parte bene con un 25-19, Fondi e Spugna Benevento per 26-28, è finita 21 pari Trieste Bressanone, quindi ci saranno i tiri dai 7 metri. Modena ha ceduto in casa con il Cologne per 19-15, sconfitta anche per il Bressano che perde a Malo 23-17, Bolzano e Spugna Mezzocorona con un punteggio rotondo 20-41-20 e Carpi cede in casa, perde di 9 28-37 contro Tavernelle. Contro Tavernelle, sia il Malo che il Tavernelle noi Enrico l'abbiamo incontrati al Trofeo Magnani, abbiamo avuto una larga vittoria con il Tavernelle, con il Malo più combattuta, però alla fine abbiamo vinto di 4-5 gol. Il risultato di Malo contro Bressano che l'anno scorso, ricordiamo, è stata nelle prime 4 formazioni d'Italia, sinceramente non mi aspettavo questa sconfitta da parte del Bressano. Neanche io, ma ci sono già delle sorprese. Quest'anno la geografia, intanto è iniziata la gara, la geografia del campionato è destinata a mutare, ci sono squadre pesantemente rafforzate e poi c'è una favorita su tutte, probabilmente il Conversano, che ha fatto un mercato profondissimo. Questa sera bel colpo d'occhio al palazzetto di Castenaso, per Bologna è fondamentale non sbagliare contro una squadra che ha battuto nettamente in precampionato, ma che nell'ultima gara prima dell'inizio del torneo, intanto Gherardi porta in vantaggio Bologna, nell'ultima gara prima dell'inizio del campionato è riuscita ad andare vicino alla vittoria con Cingoli, ma soprattutto a battere il Malo. Bene, abbiamo visto Gherardi subito segnare per il Bologna con un 1-1 fulmineo sul difensore numero 5 e ha trafitto il portiere dell'Oriago sul primo palo basso. E intanto possiamo dire che Bologna si presenta in campo con una difesa 6-0 mentre l'Oriago con una 3-2-1, e adesso attacca l'Oriago ed è il numero 21 che sta organizzando l'attacco, Zennaro per Rossi. Sbagliano l'incrocio, il Bologna va in contropiede con Gherardi e c'è il secondo gol per il Bologna, partito molto veloce il Bologna, gol di Gherardi e gol di Garau, 2-0 dopo poco più di un minuto e 20 secondi. Buona partenza del Bologna, grande motivazione mi pare dei ragazzi, Enrico, vero, da parte del Bologna? È
una squadra che ha giocato più di tutti nel precampionato, ben 16 gare, un rodaggio che inevitabilmente qualcosa peserà anche nel corso di questa partita, ma le gambe stanno bene, ci sono assenze pesanti Gianni, perché manca Savini, manca Racalbuto, manca Toschi, insomma ci sono assenze importanti, manca Levan, quindi è una rosa profondissima quella di Bologna quest'anno, che però ha potuto comunque consentire a coach Beppe Tedesco di mettere in campo una formazione altamente competitiva che ha avuto un inizio folgorante. Sì, e io ancora Bologna che va in contropiede, passaggio di Gherardi per Garau, e terzo gol per il Bologna e secondo gol personale per Garau. Intanto per Loriago sono scesi in campo Giovanni Nardin, Rossi, Vincoletto, Zennaro, Pittarella, Nicoletti e Cecili. Ed è ancora Loriago che prova a organizzare per segnare il suo primo gol. 3-0 per Bologna, bellissima partenza della squadra bolognese in questo bellissimo campo di Reo e bel palazzetto qui a Castenaso, il primo anno che Bologna gioca in questo palazzetto. Abbiamo vissuto insieme, ricorda per tanti tanti versi l'inizio contro il Tavernelle, Gianni. Sì, infatti ricorda molto, grande parata di Michele Rossi che veramente toglie la soddisfazione del gol a Rossi dell'Oriago, entrambi si chiamano Rossi e faremo un po' forse di confusione, comunque ha tirato Rossi dell'Oriago e ha parato Rossi del Bologna, Michele Rossi, grandissima parata veramente, ha chiuso la saracinesca. Ed è adesso Bologna con Bosniak che organizza il gioco, con Bonassi terzino sinistro e Gherardi terzino destro, chiama il gioco, vediamo, di solito Bologna attacca con il doppio pivot, le difese così profonde come la 3-2-1, e infatti taglia dentro in doppio pivot Nardo per Bosniak che gioca uno contro uno, ma commette, mi sembra, infrazione di passi Bosniak, e quindi la palla va a Oriago che va in seconda fase, ma la difesa del Bologna è già perfettamente chiusa ed è Zennaro che prova a dare palla, ma c'è un'altra infrazione di passi da parte di Rossi dell'Oriago e quindi ed è Bologna ancora con Bosniak che prova a dare la palla a Pedretti, tira Bosniak e fa un grandissimo gol dai 6 metri, primo gol del nostro straniero del Bologna, 4-0 dopo 4 minuti di gioco. E se le cose dovessero andare così, Enrico, un gol a minuto Bologna ne può fare veramente tanti. No, è un inizio folgorante, tra l'altro io Gianni pensavo ci fosse un minimo di sofferenza sulla difesa, manca Luca Argentin che è in panchina, ma ha rischiato Beppe Tedesco, ma non si è praticamente mai allenato in questa settimana ed è stato un rischio clamoroso portarlo comunque in panchina. È una squadra che è partita fortissima, adesso Riego prova ad attaccare, prova a cercare di aprire comunque quello che è la scatola del Bologna sulle ali, ma la difesa è veramente assatanata, anche Garau, giocatore che comunque sa far benissimo la doppia fase, sta dando un grande apporto. Sì, è per il Bologna quest'anno che notoriamente non ha mai avuto una grande difesa nelle partite di precampionato e anche stasera mi pare che stia difendendo con il coltello fra i denti, naturalmente sempre in modo molto sportivo, e quindi la difesa è la cosa migliore, cioè se funziona la difesa funziona tutto. Intanto c'è un rigore per Loriago, Pittarella che tira e segna il primo gol per Loriago, ha fatto passare praticamente la palla vicino all'orecchio destro di Michele Rossi, un bel tiro preciso e dà il primo gol a Loriago dopo 5 minuti e 30 secondi dall'inizio del primo tempo. Ed è Bosniak per Gherardi, per Nardo, si inserisce in doppio pivot Gherardi, tira Bosniak e segna con un missile dai 10 metri il suo primo gol, è il quinto per il Bologna. Bonassi, sì, non ho detto Bonassi, Enrico. No, hai detto Bosniak, è stato bravo Bosniak a scaricare, Bonassi ha fatto quello che gli ha chiesto il coach, un passo, salto e tiro, subito cecchinato il portiere Carraro della squadra ospite dell'Oriago. 5-1, risultato pesante, ma non bisogna calare l'intensità difensiva, bisogna dare un segnale anche in difesa. Bologna ha subito tanti gol in precampionato, segnandone ovviamente tanti, bisogna dare dei segnali anche in difesa. Ma la difesa mi pare che stia funzionando veramente bene in questo momento, l'importante è che funzioni per 60 minuti, questo è importante, che l'intensità non cali passando i minuti.
E intanto Oriago prova in tutti i modi di sfondare, di trovare gli spazi per superare questa difesa rocciosa del Bologna, e fa molta fatica, sta facendo molta fatica. Il pivot dell'Oriago, il numero 60, Nicoletti, ha un fisico prestante, e penso che il segreto dell'Oriago sia quella di sfruttare al meglio questo pivot, che potrebbe veramente bloccare lo scorrimento della difesa 6-0 del Bologna. Fino adesso non ci sta riuscendo, e c'è passivo, e c'è un'altra parata bassa di Michele Rossi, e quindi palla al Bologna, aspetta, serve Bosniak, e con calma va in attacco Nardo per Gherardi, Bonassi. Intanto c'è stato un cambio di posto tra Bonassi e Bosniak, quindi Bonassi al centro. Vediamo, dai e vai con Pedretti per Bosniak e per Gherardi. Bernardo che sbaglia la ricezione, perde palla, va in contropiede Oriago col numero 5 Giovanni Nardin, e segna il secondo gol per l'Oriago. 5-2, 7 minuti e 50 dall'inizio del primo tempo, e quando si commettono questi errori si prende gol. Sì, un brutto errore di Nardo, perché la circolazione era stata perfetta da parte di Bologna sull'arco, si erano smarcati molto bene Bonassi e Bosnia, poi la scalata da parte di Gherardi era stata perfetta, Nardo si è fatto sfuggire il pallone dalle mani, bravissimo qui Bonassi, tanto che va ad esaltare il portiere di Oriago, poi Garau non può intervenire. Due possessi abbastanza ben gestiti, tutto sommato non finalizzati da Bologna, con Oriago che riparte. Sì, Cecili, estremo difensore dell'Oriago, ha fatto una bellissima parata su Bonassi, che forse aveva fatto infrazione di passi, però non visto dall'arbitro, comunque l'arbitro ha pensato non fossero passi, quindi comunque grande parata di Cecili. E intanto anche Oriago prova a difendere con il doppio pivot, ma il Nicoletti, il pivot dell'Oriago, fa blocco irregolare. Bello il passaggio di Bosniak per Pedretti in velocità, che da 6 metri Lorenzo Pedretti, pivot del Bologna, segna, ed è 6-2 dopo 9 minuti e 7 secondi dall'inizio del primo tempo. Queste sono le azioni che piacciono a noi, che ci hanno divertito tanto anche al Trofeo Magnani. Tre passaggi, portiere, centrale, pivot, ci piace, oppure portiere, centrale, ala. E questo è il gioco che Bologna ha studiato, e questo è il gioco che le ha consentito di essere una squadra così tanto prolifica nel percampionato. E sicuramente denotano una bellissima e una grandissima preparazione atletica, perché scatti del genere di Lorenzo Pedretti sono veramente notevoli. Ed è Nicoletti che mette la palla per Zennaro, ancora per Rossi, per Bincoletto, uno contro uno, cerca di aprire lo spazio per l'ala sinistra, tira in elevazione Zennaro, ma viene murato da Pedretti, da questo veramente questo muro a due tra Bonassi e Pedretti, ma deve essere stato Pedretti proprio a murare il tiro, che è andato in angolo. Rimette la palla in gioco Pittarella, Zennaro che chiama ancora il gioco, ed è Rossi che si lancia, prova a trovare spazio uno contro uno Zennaro, ma niente da fare, difesa molto attenta del Bologna. Questa è l'azione che dicevi tu prima, sfruttare il pivot, hanno cercato un passaggio schiacciato, deve concludere Oriago perché siamo vicini alla chiamata del passivo, perde un altro pallone Oriago ma viene graziata dalla chiamata arbitrale. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gherardi, partita maschia, partita rapida, soprattutto molto efficace in difesa. E infatti adesso l'arbitro alza il braccio del passivo, ma è bravissimo Zennaro a sfruttare Nicoletti, a fare un bel assist per Nicoletti che segna il terzo gol per Oriago. Non ho visto che cosa è successo Enrico, penso che abbia perso palla. Si lamenta Bosniak perché era riuscito a superare la prima linea di difesa, questa difesa Gianni è costruita per Bosniak, vogliono mettere tre linee di difensori prima che il giocatore possa andare al tiro, non è piaciuta comunque la direzione arbitrale in questo caso, perché il braccio del difensore era molto alto all'altezza della gola, non è stata richiamata nessuna irregolarità, invece il 9 metri era sacrosanto. Bene, ancora Zennaro per Bincoletto,
per Rossi. Vediamo cosa fa Oriago in questa azione, incrocio fra centrale e terzino destro, viene fermato molto bene Rossi da Simone Gherardi, ed è Gherardi il quinto anno che gioca a Bologna, quindi ormai possiamo chiamarlo un bolognese, anche se lui di nascita fa Mordano è il paese dove per anni ha allenato e continua ad allenare Domenico Tassinari, uno degli allenatori più conosciuti del panorama nazionale, e che ha sfornato veramente molti giocatori quel paese, da non ultimo Alessandro Tarafino, che è stato sicuramente il miglior giocatore italiano degli ultimi 30 anni, io penso. Alessandro Tarafino, oggi allenatore del Conversano. C'è un'altra palla persa per Bologna e ancora Nardo, ecco, non deve calare l'intensità. No, non deve calare l'intensità, perché comunque Oriago, che è una squadra che è neopromossa, ma questi io sono straconvinto che faranno un campionato comunque certamente non da vittima sacrificale, anzi in casa potranno essere una squadra molto complicata da affrontare un po' per tutte. Non è piaciuta la lettura di Nardo, che ha cercato di velocizzare, non ha il braccio di Bosnia, che ha provato a tagliare il campo per Garau, palla intercettata. Ed è Nicoletti che rimette in gioco per Vincoletto, per Zennaro, per Rossi, incrocio terzino, palla a Zennaro, vediamo una difesa abbastanza maschia da parte di Gherardi, e c'è il primo cartellino giallo per Simone Gherardi. Eh sì, lo ha strattonato tirandogli anche la maglia, ci sta, è giusto. Rossi per Zennaro, per Vincoletto, sono loro tre che fanno tutto il gioco per l'Oriago. Ancora Zennaro, e c'è ancora passivo, ed è un altro cartellino giallo meritato da parte di Garau. Giusto, è stato abile l'attaccante, e quindi Vincoletto a divincolarsi, e da dietro l'ha preso Garau, e quindi meritato il cartellino giallo. Esce Simone Gherardi ed entra Luca Argentin. Ricordiamo che Luca Argentin ha un piccolo infortunio al costato e non si è tanto allenato negli ultimi 7-8 giorni, vero Enrico? Sì, dovrebbe trattarsi di un infortunio muscolare, fastidiosissimo, non si è per nulla allenato questa settimana, ha fatto qualcosa in rifinitura ieri sera, fasciatura stretta per lui oggi, ma Beppe Tedesco legge bene la partita perché ha bisogno di un muro in difesa. Ed è ancora Zennaro, prova a trovare spazio per Rossi, e questa volta Argentin penso prenda i due minuti. È giusto, perché lo ha preso da dietro. Sì. È infinita però l'azione di Oriago. È infinita, infatti gli arbitri dovrebbero un attimino valutare un attimo di più appunto il gioco passivo. Intanto Bologna si trova in cinque uomini, è uscito Lorenzo Pedretti, è entrato Giacomo Santolero, un giovane del Bologna nato nel 98, l'annidiata dei campioni d'Italia under 18. Vediamo come sfrutta la superiorità, ma l'arbitro ha alzato da un sacco di tempo il passivo. Io non capisco perché il regolamento dice che si possono fare dai 5 agli 8 passaggi, ma questa volta a mio parere ce ne sono stati di più, ed è rigore per Oriago. Esce Michele Rossi, intanto entra Elayek, e sarà ancora Pittarella a tirare i 7 metri. Vediamo che cosa succede. La direzione arbitrale non mi sta convincendo per nulla, non c'è lo stesso metro. Bologna non vengono fischiati i contatti, mentre invece Oriago viene fischiato qualsiasi cosa con possessi reiterati. Segna Pittarella facendo sedere il portiere Elayek. Intanto riesce Elayek, rientra ancora Michele Rossi, è entrato praticamente solo per il rigore. Vediamo adesso, io mi aspetto qualcosa da parte di Bosniak, essendo in inferiorità.
Sì, beh, a questo punto deve essere Tommy a prendersi i palloni pesanti. Rientra Gherardi, rinuncia al pivot ovviamente Beppe Tedesco. Infatti Bosniak prova a scalare per Nardo. Nardo non è in partita, sta provando ad entrarci in difesa, ma in attacco non è mai pronto. Qui si aspettava probabilmente l'ingresso da parte di Bosniak, che finalmente arriva una chiamata anche per Bologna. Aveva fatto un'azione bellissima Tommy Bosniak, con un uno contro uno veramente spettacolare. Riusciva ad aprire, non dico un'autostrada, ma quasi a Nardo, però che aveva una cattiva ricezione, quindi non riusciva ad andare al tiro. E poi Bosniak serviva Gherardi, che ancora con un uno contro uno prendeva 7 metri, tira Bonassi, tira e segna i 7 metri. Segna i 7 metri ed è 7-4. Dopo 14 minuti esatti dall'inizio del primo tempo, 7-4, e abbiamo Fabian adesso centrale, numero 3. C'è intanto Oriago che prova lo stesso a riorganizzare un'azione offensiva. Oriago che è sotto per 7-4, prova addirittura l'imbucata centrale. Qui c'era lo sfondamento su Bosniak non visto. Adesso gli arbitri stanno leggermente esagerando. Ci prova ancora la formazione veneta a cercare l'imbucata. Bravo Santolero. Ma deve essere stato un ordine del loro allenatore, anzi dei due allenatori, Leandri e Lucarini, questa tattica di fare degli attacchi molto lunghi per non dare la possibilità del gioco veloce al Bologna, perché ricordiamo che l'arma vincente del Bologna è il gioco veloce, seconda fase, contropiede. E intanto l'arbitro fischia uno sfondamento a Bonassi. E intanto io mi scuso con i radioascoltatori, perché questo è un palazzetto dove si fa fatica a trasmettere le partite via radio, poiché c'è un rimbombo da parte dello speaker ufficiale di gara che rimbomba per il palazzetto, e spesso ci viene segnalato che non si fa fatica a sentire la nostra voce. Comunque io e Enrico cercheremo di fare del nostro meglio. E intanto Oriago, che ha cambiato il suo centrale con Fabian al posto di Zennaro, ma gli arbitri, dopo questa azione a mio parere regolare da parte dell'Oriago che era andato in rete, vedono un fallo del giocatore del Bologna e concedono i 7 metri ancora per l'Oriago, e sarà ancora Pittarella a tirare e a segnare. Terzo gol di Pittarella, entra tutti e tre sul rigore. L'Oriago si sta avvicinando del Bologna. Ricordiamo che Bologna conduceva 5-1 e adesso conduce 7-5, e mancano circa 11 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. Sì, è una partita che si sta complicando per Bologna, che l'aveva in mano dopo il 5-1 iniziale. Adesso i movimenti in attacco sono più arrugginiti, Bologna fa fatica quando non è in contropiede a giocare, e qui viene fischiato un 7 metri a Bologna. Stanno cercando di riequilibrare il metro, ecco gli arbitri. Sì, intanto era uscito Nardo e al suo posto il mister Beppe Tedesco ha spostato dall'ala sinistra all'ala destra Garau e ha messo dentro Matteo Tedesco all'ala sinistra, ed è ancora rigore per il Bologna. Sarà Bonassi e segna il suo terzo gol, quindi 8-5 per Bologna. Bonassi infallibile, ma anche Pittarella per l'Oriago infallibile dai 7 metri. Mi sembra 3 rigori a testa sia per Bologna che per l'Oriago fino a questo momento, tutti segnati. Intanto gli arbitri hanno fermato il gioco per asciugare questo bel parquet del palazzetto di Castenaso. Ed sono rientrati, Enrico, i 2 minuti per il Bologna. Sì, adesso giochiamo in parità numerica. È una squadra quella dell'Oriago molto ostica, gioca molto bene in difesa, cerca di contenere, riesce per il momento ad evitare i contropiedi che avevano poi scavato il 5-1 iniziale. Invece di Bologna non mi sta piacendo la frenesia, non c'è tranquillità nel gioco, nella manovra offensiva, tutti cercano la conclusione, mentre invece come Oriago bisognerebbe arrivare fino al limite del passivo.
ancora difesa 6-0 per Bologna, molto attento Michele Rossi, molto attento i difensori del Bologna che cercano di limitare e comunque di evitare i blocchi del pivot, del grosso pivot, del grande pivot dell'Oriago Nicoletti. Qualche volta ci rinescono, qualche altra volta no, ed è Rossi che prova a giocare uno contro uno. Ancora Bincoletto, non trova spazio contro Bosniak, rimette in gioco Nicoletti. Ricordiamo che l'Oriago fino adesso ha giocato sempre al limite del passivo per sfruttare al massimo e cercare di diminuire la velocità del Bologna sia in seconda fase che in contropiede. Bologna notoriamente è una squadra che gioca molto in velocità, palla a mano moderna, ed è ancora passivo. Ma gli arbitri non so come valutano il regolamento, non possono fare più di 6-7 passaggi, 8 passaggi massimo, ed è Bonassi che dà palla a Matteo Tedesco che prova a tirare, ma il portiere, il numero 72 Cecili dell'Oriago, para con sicurezza. Ma la palla finisce ancora nelle mani del Bologna e quindi ancora l'opportunità con Argentin, Bonassi, Bosniak, Matteo Tedesco, Garau e Santolero e Michele Rossi in porta a provare a segnare il nono gol. Cambio di posizione tra Bosniak e Bonassi ed è Bosniak che sotto fallo tira ma viene fermato, quindi ancora 9 metri per Bologna. Cambiata anche la difesa di Oriago, gioca 6-0 adesso, troppo dispendiosa la difesa precedente, stanno calando le forze, il punteggio resta comunque di relativa sicurezza per Bologna sul più 3. Stanno mancando i gol delle ali, Gianni. Sì, stanno mancando i gol delle ali, abbiamo segnato fino adesso sul rigore con i terzini. Bellissimo il tiro di Bosniak, ma l'arbitro e il Cecili para e mi pare abbia deviato addirittura sul palo e poi la palla infatti è stata ripresa dall'Oriago che adesso ha l'opportunità e si appresta a fare l'ennesimo attacco con molta calma, molta calma. Gioca la sua tattica, quella di veramente far passare parecchio tempo e fare ogni attacco pensandoci più volte. Ed è ancora l'ala sinistra, numero 5 Giovanni Nardin, che segna il suo secondo gol. E esulta la panchina dell'Oriago perché Oriago si sta avvicinando al Bologna, 8-6 per Bologna. Bosnia che prova a dare palla a Santolero ma viene sotto fallo, gli arbitri vedono i 9 metri e fa, e giustamente il mister del Bologna Giuseppe Tedesco parla e vuole parlare con i giocatori del Bologna chiamando il time out. Enrico, cosa dirà secondo te adesso Beppe ai suoi ragazzi? Dirà che non è contento perché sta mancando la lucidità, la tranquillità di giocare. La partita è una partita tutto sommato in controllo abbastanza normale, è una partita che comunque ha una complicazione perché gli avversari stanno facendo una partita interessante, non c'è più tranquillità. Adesso c'è il problema contrario, prima si tirava troppo presto, adesso nessuno si prende la responsabilità di tirare. Questo alla lunga diventerà un problema perché questa squadra è una squadra che ha bisogno di avere soluzioni facili ma molteplici in attacco e da questo punto di vista diventa difficile impostare la gara. Serve una difesa più attenta ma soprattutto serve una tranquillità che adesso manca, Gianni. Sì, manca un po' di tranquillità. Bologna deve riniziare a fare come ha fatto i primi 10 minuti. Intanto vediamo un ulteriore cambio da parte del Bologna. È uscito Bonassi ed è entrato il giovane del 2000, Pasini. È una bellissima Pasini. Storia. Una bellissima storia Gianni, quella di Pasini, ragazzo del 2000, un talento purissimo, manca qualcosa in centimetri, ma quello che manca in centimetri c'è tutto in fantasia. Questo è un giocatore straordinario che si è allenato molto bene quest'estate e che ha convinto Beppe Tedesco a convocarlo in questa prima giornata. Ed è un bellissimo gol questa volta di Bosniak ed è il suo secondo gol, veramente, veramente eccezionale perché si è alzato da 8 metri, ha proprio pensato adesso voglio fare gol e ci è riuscito tirando all'incrocio dei pali. È qui che si vede il campione che prende la squadra per mano nei momenti di difficoltà
e pensa lui a segnare. Io non so che sensazione hai tu, ma la mia sensazione è che fino a questo momento abbia voluto giocare solo ed esclusivamente per la squadra. Adesso i palloni sono pesanti se li prende in mano lui. 9-6 per Bologna. Mancano poco più di 6 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Ci sono 2 minuti per Giacomo Santolero. Sono 2 minuti per Santolero. È un Santolero che probabilmente è uscito leggermente enfatico su questo pallone. Troppo corta la distanza, non si è mossa bene la difesa, non ha scivolato, come si userebbe dire nel basket. E da questo punto di vista è nato il problema, perché l'uscita è stata tardiva e ha indotto gli arbitri, che non stanno tutto sommato arbitrando benissimo, a concedere un fallo. 9 metri a Oriago, ma soprattutto un 2 minuti che riporta ancora una volta in inferiorità Bologna, che adesso deve difendersi dagli attacchi di una squadra che prova a pungerla in ingresso ancora, e stavolta arriva finalmente uno sfondamento per il gomito largo sul volto di Bosniak, che quindi riprende questo pallone, Gianni, e soprattutto si mette in condizione di attaccare per il più 4. Sì, per il più 4 ha provato Bologna a vedere se c'era la possibilità di andare in contropiede, ma Oriago è stato bravissimo a chiudersi bene in difesa. Ricordiamo che Bologna sta giocando con un giocatore in meno per l'espulsione temporanea di 2 minuti di Giacomo Santolero. Vediamo Passini e Bosniak, due menti, due centrali, e c'è Passini che prova ad attaccare, serve Bosniak con cambio di posto, ed è Bosniak che prova a spingere con la sua forza, ma viene fermato dalla difesa. Passini 1 contro 1, perde palla Passini ed è il numero 4 Bigon che va in contropiede e segna il suo primo gol, è il 7° per Oriago. Non sta parando Michele Rossi, questo non era un tiro impossibile, è stato sicuramente bravo a trovare la coordinazione il giocatore di Oriago, ma c'è stata poca attenzione, qui Bosniak perde un altro pallone, Bologna sta lentamente rischiando di uscire dalla partita, Bosniak ancora va a prendersi un 9 metri, per fortuna che c'è stato Garau che è andato a recuperare questo pallone, un pallone che per il momento tiene Bologna in attacco con un più 2, ma la partita va assolutamente rivista. Bologna, che sta giocando male, con frenesia, questa inferiorità numerica, dovrebbe avere più pazienza in attacco. Più pazienza, fuori Garau, dentro Nardo, il quale ha una ghiotta possibilità di provare a tornare in partita, visto che deve ancora iniziare ad entrarci. È un rischio quello che si prende Beppe Tedesco, perché abbassa la squadra nel momento in cui però ha bisogno di gol. Sì, sta provando diverse rotazioni. Il mister del Bologna ha fatto entrare Passini, ha rifatto entrare Argentina, ha rifatto entrare Nardo. Vediamo come risponderà ancora. Brutta la palla prima effettivamente di Passini, che ha perso palla, però ci sta, un ragazzo del 2000, può commettere questi errori. Rientrano i 2 minuti per Bologna, quindi parità numerica come giocatori, 6 contro 6. Passini che cambia di posto con Argentin, si lancia Argentin, ancora per Passini, non trova spazio, Argentin 1 contro 1 per Bosniak. La circolazione di palla del Bologna non mi sta piacendo in questo momento, sta avendo un po' di difficoltà, e vediamo, ed è Santolero, Bosniak, deve venire fuori Bosniak, e in effetti viene fuori Bosniak con un bellissimo tiro sotto mano. Noi intanto ci scusiamo con i radioascoltatori di Radio Handball Italia, perché la diretta ha avuto qualche problema, il segnale poco fa non c'era, è sparito, abbiamo dovuto ricollegare con il nostro tecnico appunto la radio. Adesso di nuovo trasmettiamo in diretta, scusateci ancora, sono inconvenienti che possono capitare. Ed è Zennaro per Rossi, per ancora l'ala sinistra. Ed è un bel gol, una bella azione, perché il terzino sinistro ha fatto un incrocio rovesciato con Zennaro, il quale da posizione decentrata riusciva a servire un bel assist al numero 36 Vettor, il quale dall'ala sinistra
segnava sotto le gambe di Michele Rossi ed è 10-8 per Bologna, 3 minuti e 10 secondi alla fine del primo tempo. Bologna sempre in vantaggio, però Oriago non molla, anzi è riuscito a, ed è Argentin, ma era rigore questo sicuramente del Bologna, non visto dagli arbitri, era Argentin che aveva fatto un 1-1 spettacolare contro il numero 2 di difesa dell'Oriago e sotto fallo riusciva a tirare, ma il portiere tira, ma era nettamente 7 metri, è vero Enrico? Ma sì, ma cioè, se non è 7 metri questo probabilmente la regola andrebbe rivista in toto. La partita sta assumendo comunque un binario di parità e anche di spettacolarità, anche questa potrebbe essere una chiamata di passivo. In questo momento sembra quasi ci sia la volontà di mantenere, oltre quello che già è, la partita in parità. Arriva il meno uno. Sì, meno uno ancora per, con il giocatore sicuramente più pericoloso dell'Oriago, che abbiamo detto essere Nicoletti, il numero 60 dell'Oriago, che se prende palla è difficile tenere perché sarà un ragazzo di almeno 100 kg di muscoli. Ora gli arbitri hanno fermato un attimo il tempo per far asciugare il parquet. Sì, questa è una giovane coppia arbitrale che sicuramente dovrà fare un po' di esperienza nei campi di gioco. A mio parere devono migliorare sotto l'aspetto del passivo, ma anche dei passi e dei falli da rigore, qualcuno proprio netto, non fischiato. Comunque non vogliamo dire niente di più, e Bologna adesso in attacco sul più uno a due minuti, a meno di due minuti dalla fine del primo tempo, ed è Bosniak per Nardo non riesce a trovare lo spazio per tirare. Pasini uno contro uno, ma viene fermato dai due difensori del Oriago ed è Santolero che rimette. Bosniak che prova a dare palla dietro la schiena, ma dà palla praticamente a Oriago, che segna con Bincoletto il pareggio. 10 pari, 1 minuto e 20 secondi alla fine del primo tempo, 10 pari. Ricordiamo che Bologna era 5-1 dopo 5 minuti del primo tempo, ha fatto 5 gol in 5 minuti, poi altri 5 in quasi 25, e quindi un po' tira fuori in questo momento Bosniak, non ha preso lo specchio della porta, forse anche un po' affrettato il tiro di Bosniak. Io penso che i ragazzi dopo l'intervallo dovranno entrare in campo, i ragazzi del Bologna, lasciandosi dietro tutti gli errori del primo tempo. Intanto perde palla Oriago, no, c'è un time out chiamato da parte, vuole giocarsi l'ultima azione col possesso. Io francamente rimango abbastanza basito dall'atteggiamento in questo momento della squadra, un atteggiamento che comunque è rinunciatario, hanno fretta, hanno paura, la palla sembra scottare, la direzione arbitrale non sta aiutando, ma in questo momento Bologna la partita la sta rimettendo in gioco con le sue forze. Ma guarda, io sono convinto che Bologna è una squadra assolutamente più forte dell'Oriago, però Oriago negli ultimi 10 minuti è riuscito a trovare una motivazione maggiore del Bologna, che invece l'ha calata. E io penso che come finisca il primo tempo Beppe Tedesco deve essere capace negli spogliatoi di ricaricare, di motivare i suoi ragazzi ed entrare nel secondo tempo con una migliore fiducia dei propri mezzi. E intanto Oriago ha l'opportunità in questi 35 secondi ultimi del primo tempo di passare in vantaggio. Vediamo cosa farà. Sarebbe abbastanza clamoroso, perché la partita è stata davvero in gestione totale. Poi lentamente Oriago ha avuto la pazienza di giocare i palloni contro il cronometro. Bologna non l'ha mai avuto, non ha mai visto alzare le mani degli arbitri chiamando il passivo. Bologna su questo dovrà lavorare. In questo momento bisogna assolutamente essere più concreti e soprattutto bisogna essere più pazienti. Ecco, io penso che cercheranno di sfruttare il loro pivot, la loro arma migliore. Dai e vai tra pivot e centrale, ed è Zennaro
che con la sua velocità prova a muovere la difesa, tira, 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 tira Fabian e segna il suo primo gol e il vantaggio a 10 secondi dalla fine. Matteo Tedesco per Garau e segna anche Garau, un bel gol su assist di Matteo Tedesco. 1, finisce il primo tempo ed eccoci di nuovo in diretta dal Palasport di Castenaso per questo incontro tra Bologna United e Oriago Padova, valevole per la prima giornata del girone B della Serie A1 di pallamano. E il gioco è ripreso ed è l'Oriago che sta attaccando. Intanto io vi posso dire alcuni risultati, alcune gare terminate, come Fassano Noci 34-26, Carpi Tavernelle 28-37, Mezzo Corona Bolzano 20-41, Carpi Tavernelle 27-34, Romagna Teramo 20-26, Benevento Fondi 26-28, Siracusa Valentino Ferrara 28-22, Gaeta che vince. Intanto abbiamo un gol di Garau, il suo quarto in contropiede, e il Gaeta che ha vinto 25-19, Molteno Merano 20-27, Trieste Bressanone 21-21, Modena Cologne 15-19, bel risultato del Cologne Modena, e Malo Pressano 23-17. Riprendiamo la diretta, qui ancora Oriago che prova ad attaccare la difesa del Bologna. Vediamo come è uscito il Bologna dagli spogliatoi, chiediamo a Enrico quali sono, tu sei andato negli spogliatoi, quali sono state le direttive del mister del Bologna ai suoi giocatori? Sì, le direttive, dato c'è il gol di Garau che sta forzando, le direttive sono state quelle di giocare la palla con più semplicità, con più tranquillità. La nostra forza è il contropiede, non lo abbiamo più cercato, questo è un problema, dobbiamo in assoluto trovare tranquillità. E poi la difesa, in campo Mula al posto di Bosniak, un palleggiatore che non ha velleità di tiro, cercherà di giocare più manovriero questo Bologna in questa ripresa. Quindi diciamo che mi par di capire che Beppe ha detto che serve più organizzazione di gioco, più tranquillità, e ha messo in campo Mula appunto per dare un po' più di ordine all'attacco del Bologna. Sì, non vuole tiri affrettati, vuole semplicemente che il pallone giri, giri e ancora giri, mentre qui intanto c'è un altro 7 metri, gli arbitri proprio non hanno perso la ruggine che li ha contraddistinti nel primo tempo. Ed è Pittarella ancora che si appresta contro Elayek. C'era quasi arrivato Elayek, ma segna Oriago e siamo 13-12 per Bologna dopo 2 minuti e 30 secondi dall'inizio del secondo tempo. Ed è Bologna con Nardo, Gherardi, Mula, Bonassi, Garau e Lorenzo Pedretti e in porta Elayek a essere entrato in campo nel secondo tempo. Tira Bonassi, un bellissimo tiro dai 9 metri schiacciato sul primo palo. E il braccio di Bonassi si fa sentire, vero Enrico? E beh, quello che deve fare, quello che gli chiede la squadra, di alzarsi e tirare. È l'unico probabilmente vero terzino in squadra, deve far questo. Sì, è un ottimo tiratore Stefano Bonassi, nato a Cologne, e questo è il terzo anno che gioca a Bologna. Intanto buona la difesa di Gherardi, abbastanza maschia. Questa è l'intensità, Gianni, che ci ha visto iniziare la partita. Non a caso il punteggio si sta allargando. Bologna però deve assolutamente mantenere. Ecco, qui avrei fischiato per esempio un 9 metri per Loriago, ma ci ha pensato Mula a sbagliare il passaggio al suo terzino destro, Gherardi, che è stato intercettato dal numero 9 Rossi dell'Oriago, che è andato in contropiede a segnare un incolpevole Elayek. Ed è Mula che prova a organizzare il gioco cercando di far ragionare i suoi compagni di squadra. Intanto si sposta nella parte destra dell'attacco Mula, Bonassi al centro, Bonassi per Mula, ancora cambio di posto tra lui e Gherardi, ed è Gherardi al centro che gioca uno contro uno, tira e con facilità segna il suo secondo gol e il 15° per Bologna, 15-13, doppio vantaggio per Bologna. Ecco, Bologna deve dimenticare le incertezze e gli errori del primo tempo e giocare la seconda
parte della partita in maniera così come aveva fatto nei primi 5-6 minuti del primo tempo. È così che sa giocare Bologna, una pallamano rapida, una pallamano che subito va a mordere dalle parti dell'attacco avversario. A nulla serve invece cercare di forzare, perché questa è una squadra che deve invece entrare in ritmo, lo deve fare anche in difesa. Questa è una bella palla, fischio avvenuto di Gherardi che cerca il pallone lo stesso. E io ho notato veramente la difesa del Bologna muoversi con tanta intensità, con molta velocità, spostamenti laterali veramente come Dio comanda, e così ha chiuso bene Oriago. E ancora chiude il numero 9, quindi Rossi dell'Oriago, ed è un bel tiro di Zennaro, devo dire la verità, in sottomano. Forse Elayek poteva essere un po' più pronto. I portieri non stanno parando nulla e questo sta facendo la differenza. Prova Gherardi addirittura al tiro Bulling, guadagna un angolo Bologna, ma questo è un déjà vu nefasto del primo tempo. Basta forzare, la difesa di Padova è chiusa. Sì, Gherardi non è nuovo a forzare un po' il gioco, quando si sente il braccio caldo lui ci prova, ed è diversi cambi di posto, e questa volta io avrei dato un 2 minuti probabilmente al numero 60 Nicoletti dell'Oriago su fallo su Gherardi. Gioco uno contro uno, Gherardi prova a tirare ma viene ancora fermato. Non capisco, deve giocare il Bologna, deve giocare. Allora il centrale deve chiamare i suoi compagni e dire: comando io qua, Enrico. Qui Mula non lo sta facendo, oltre dopo il pallone perso sembra scomparso dal gioco. Dei tanti centrali Bologna sta trovando tanta indecisione in tutti quanti. Ed è un passaggio, questa volta tira Mula ma praticamente colpisce il portiere. Peccato, perché si era liberato molto bene. E questo doveva essere assolutamente gol. Peccato, perché se non ci sono i break, quella difesa intensa che abbiamo visto rischia di scemare, e se va a scemare può succedere qualcosa come nel primo tempo. Assolutamente, Bologna sta faticando, bisogna dire la verità. Speriamo che cambi, ed è Oriago che prova a forzare contro Gherardi, ma Gherardi è bravo a fermare il gioco dell'Oriago. Sono 9 metri per appunto l'Oriago, rimette in gioco Nicoletti per Zennaro, per Bincoletto, per Rossi. Sono loro tre che fanno tutto il gioco, le ali stanno ad aspettare eventuali assist, ed è ancora Zennaro per Bincoletto che prova uno contro uno, ed è da posizione molto improbabile che l'ala destra tira, ma Elayek prova a dar palla a Gherardi. Gherardi lancia palla in contropiede ma sbaglia totalmente. Adesso prende anche 2 minuti per proteste. Gherardi in questo frangente sta sbagliando un po' tutto, Enrico. Sì, sta sbagliando, perché lui è uno dei giocatori dai quali ci si aspetta di più. È uno dei giocatori che deve mantenere calmi i compagni di squadra. Se prende queste infrazioni andiamo a rischiare, perché questi arbitri hanno dimostrato di voler mantenere la partita in parità. Ecco, entra Fabian per l'Oriago ed è uscito Bincoletto. Ancora Zennaro che prova a muovere tutta la difesa, si trova in superiorità numerica e lo sfrutta bene, ma è grande la parata di Elayek. Magarau commette fallo e oltre a essere il rigore prende anche 2 minuti. Forse un po' affrettati questi 2 minuti, Enrico. È abbastanza affrettati, anche perché c'è doppia inferiorità numerica, anche Garau deve lasciare il campo. Adesso la partita è veramente molto molto complicata, Gianni. C'è anche da dire che Bologna ha già preso 4 volte 2 minuti, una con Santolero, una con Argentine, con Gherardi e con Garau, e questo non è positivo. Intanto segna Fabian, cambiato rigorista l'Oriago, ed è pareggio per l'Oriago, 15 pari dopo 8 minuti del secondo tempo. E cambia in questo frangente la difesa dell'Oriago, sono in 4 i giocatori del Bologna e va l'Oriago in 4-2, e intanto è entrato Bosniak. Vediamo se riuscirà lui, quale campione di questa squadra e della pallamano italiana, a trovare la via della rete. Difficilmente, 4 contro 6, però sicuramente Tomic ce la metterà tutta. Sta provando a spingere ma viene fermato
mette in gioco per Bonassi, gliela ridà Bosniak, viene fermata ancora, prova a far passare un po' il tempo per vedere di far rientrare, tira Bosniak ma viene murato, il portiere ha facile presa ed è Oriago che va in attacco, 6 contro 4 ancora, ed è Passi di Rossi che ha provato a giocare uno contro uno con Bosniak ma poi non ne aveva più di passi, ha fatto addirittura 4 o 5 passi. Bologna ritorna in possesso di palla, vediamo Mula se riesce questa volta a far ragionare, è questo che Beppe vuole dal suo centrale. Adesso per forza Bologna deve per forza di cose far girare il pallone perché diventa fondamentale far scorrere i minuti. Vediamo Bosnia, vuole attaccare, qui non c'è nulla, dicono gli arbitri, è veramente un arbitraggio che non sto capendo, semplicemente perché c'è una disparità. E intanto recuperiamo un uomo, rientra anche Bosnia che è dal contropiede. Ed è 6 contro 5, Bosnia che è rientrato un po' lentamente perché aveva ricevuto un fallo che erano almeno 9 metri in favore del Bologna, ma gli arbitri non hanno visto niente. Rientra il settimo giocatore per Bologna che è Garau, adesso 7 contro 7, 15 pari dopo 10 minuti di gioco del secondo tempo. Gli arbitri fermano appunto il gioco per far asciugare il parquet e adesso Bologna è in campo con Nardo, Gherardi, Pedretti, Bonassi, Garau e Bosniak, e in porta è l'Ajek. L'inserviente va ad asciugare il campo. Finalmente è stata recuperata la parità numerica, era quello che mancava, era quello che serviva a Bologna per ritrovare piuttosto facilmente concretezza, ma soprattutto per ritrovare la testa. È stato già positivo, non so come l'hai vista tu la partita Gianni, non essere andati sotto. In questo momento sarebbe stato difficile recuperarla la partita. Ci prova ancora Oriago. Manovra ragionata, Fabian va a cercare Zanella dall'ala e questo è un gol che non va mai preso. Ha preso un gol sul proprio palo e l'Ajek, i portieri stanno facendo veramente una fatica inumana questa sera. Ha segnato ancora Fabian, suo terzo gol, ed è per la prima volta l'Oriago in vantaggio, 16 a 15. Primo vantaggio per l'Oriago. Bologna non sta facendo vedere una bella pallamano, un po' troppo nervosa, ed è Bonassi che segna, che serve Gherardi che riceve fallo, prova a dare la palla a Nardo ma ci sono 9 metri in favore del Bologna. Nardo ancora per Gherardi, per Bonassi, ancora Gherardi, uno contro uno, ed è 7 metri, no, non è 7 metri, 2 minuti al numero 4 Bigon dell'Oriago, ed è Bologna questa volta che si trova in superiorità numerica. Non sono stati dati 7 metri, fermano il gioco gli arbitri per asciugare ancora una volta il parquet di gioco. Io direi che Bologna dovrebbe stare soltanto un pochino più tranquillo e fare il suo gioco. E comunque l'Oriago, neopromossa, si sta comportando bene sul campo di Bologna. Bologna che diciamo che sulla carta è una delle favorite di questo girone B. Assolutamente, deve dimostrarlo, deve ritrovare serenità, deve giocare la propria pallamano. Il tempo comincia a scorrere, Bologna si trova sotto in questa partita, intanto Gherardi va a ricentrare il portiere. Adesso Tedesco deve veramente metterci una pezza perché la squadra continua imperterrita a forzare, non segna più, il punteggio è bassissimo e adesso la squadra è troppo nervosa e direi che Gherardi ha sbagliato un tiro facile, assolutamente facile, ha colpito in piena pancia il portiere. Ricordiamo che la porta è 3x2, quindi è anche difficile colpire il portiere. Oriago che attacca, Oriago che si trova anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Bigon, ed è gol ancora dell'Oriago, doppio vantaggio dell'Oriago, segna con Rossi, secondo gol per Rossi. La partita è molto lunga, mancano poco meno di 18 minuti e Bologna può recuperare benissimo, ma Oriago si trova in vantaggio
di due gol, sbaglia ancora il tiro Nardo e palla passa ad Oriago. Bologna sta sbagliando tutto. Nardo sicuramente, cosa ne pensi Enrico? Nardo secondo me non è ancora entrato in partita. No, per nulla, e questo è un problema perché la gara è entrata nella sua fase decisiva. Oriago ha più due palla in mano, questo potrebbe essere una delle chiavi del match. Non mi piace, non mi sta piacendo nulla di questa partita, perché Bologna sta sbagliando tutto quello che può sbagliare, non ha tranquillità, non ha la solita serenità. Questo finalmente è una fischiata da parte dell'arbitro corretta, che inverte il possesso. Quindi palla persa dell'Oriago e Bologna che va in seconda fase con Bonassi che tira da 10 metri. Devo dire che questa volta però il portiere Cecilia ha fatto una grande parata, perché il pallone era indirizzato proprio all'incrocio dei pali. Ma io non riesco a capire questa fretta. Abbiamo preso il pallone, dobbiamo per forza rientrare sul meno uno se vogliamo tenere aperta la partita, e andiamo a tirare al primo passaggio. È la fretta di chi deve rincorrere, anche se è un terzino tiratore quale è Bonassi, quando è lanciato così ci prova sempre a tirare. Ed è Oriago ancora con Fabian nella posizione di terzino sinistro, provano alla scalata i giocatori dell'Oriago, forse qua gliel'ha messo in mano il pallone e le arbitre hanno fischiato 9 metri regime di passivo. Sì, ancora passivo Zennaro che prova a dare la palla, e Gherardi che lancia il contropiede per Gherardi. E guarda Enrico, non so se tu sei d'accordo, ma stasera secondo me chi è veramente positivo nel Bologna è Garau, che non sta sbagliando quasi nulla, ha già fatto 6 gol tra contropiede e tiri dalla sua posizione, ha anche fatto gol dall'ala destra. Io direi che veramente per il Bologna fino adesso Garau è il migliore in campo. Sta facendo una partita straordinaria, percentuali altissime, ha sbagliato un solo tiro in contromano quando Tedesco lo ha messo qualche minuto all'ala destra, e soprattutto ha levato dalle castagne il Bologna nel primo tempo, segnando a tempo scaduto il gol dell'11 pari. Bene, speriamo continui così Garau. Sempre lo stesso gioco, dai e vai. Difesa che ha dormito, ma c'è stato un fallo di un'infrazione di invasione da parte di Zennaro, e Denardo che non si sblocca, tira addirittura un metro sopra la traversa, e Nardo proprio non è entrato in partita. Bisogna che provi a far qualcosina di più. Sta sbagliando un po' tutto. No, sta sbagliando davvero tutto. Beppe Tedesco lo lascia in campo anche perché non ha Mancini in panchina, ha rinunciato a Cimatti, sta cercando di non perderlo in questa partita, ma Nardo adesso deve segnare perché questi sono gol troppo pesanti. 16 a 17 in favore dell'Oriago, il punteggio, manca meno di 15 minuti alla fine del secondo tempo e dell'incontro. Tira Fabian, ma ha sbagliato, ma l'arbitro penso che dia il possesso di palla al Bologna, ma intanto ha dato 2 minuti a Nardo e sono i quinti e la quinti 2 minuti per il Bologna. Ma io ho notato in questi 2 minuti nervosismo da parte di Nardo, perché se no non si spiegano i 2 minuti. Ha fatto un fallo che poteva benissimo non fare, era un giocatore lontano dall'azione di gioco, e vabbè, Bologna si ritrova ancora con un uomo in meno, 5 contro 6, rientra in campo Bosniak, e quindi Beppe Tedesco fa come ne ha fatto nel primo tempo, sposta Garau all'ala destra e fa entrare in campo Matteo Tedesco all'ala sinistra. È uscito anche Mula. Rischiamo di perdere Garau in questa maniera, perché mettendolo contro mano, lui comunque è un giocatore generoso, è il capitano, gioca in qualsiasi posizione, però è chiaro che il suo cinismo nell'ala sinistra è stato fino a questo momento determinante per mantenere Bologna in partita. Io francamente ti ripeto, non mi voglio accanire, però anche la chiamata dei 2 minuti, i due giocatori si sono allacciati vicendevolmente, quindi io ripeto, o lui si fischia ad entrambi oppure è una semplice giocata regolare di partita.
Quindi tu sei dell'idea che doveva dar 2 minuti a entrambi i giocatori. Poteva starci 2 minuti a entrambi perché si sono allacciati a palla lontana. Potevano starci 2 minuti, ma non solo a Nardo. Sì. Ed è Gherardi che cerca e dà spazio a Bosnia, che comunque anche lui tira male. Viene parato agevolmente dal portiere. Bosniak, io non l'ho mai visto così, Enrico, sbagliare tanto. No, è fuori forma, è completamente fuori giri, non sta aiutando la squadra, non gli sta dando una mano. Bologna ha bisogno di avere delle certezze, ha bisogno di avere chiarezza, soprattutto nel gioco. E Bosniak è il giocatore di maggiore esperienza, il giocatore di maggior volontà. Vero è che però ai contrasti a Bosniak non glieli fischiano, nel dubbio. Sì, non glieli fischiano, non so da che cosa siano condizionati gli arbitri, però forse perché è l'unico straniero in campo, forse perché è un giocatore forte fisicamente, però anche lui come gli altri riceve i falli e i falli vanno fischiati. Questo hai perfettamente ragione. Intanto fa un cambio Beppe Tedesco, probabilmente cercherà di sfruttare Bosniak solo in attacco, perché lo ha sostituito in difesa con Giacomo Santolero, che notoriamente è un buon difensore e aiuta molto la difesa del Bologna. E Bologna che ancora si trova con un giocatore in meno per i 2 minuti dati a Nardo. Ed è Zennaro per Rossi, per Fabian. Ed è Fabian che prova ad aprire il campo per Zennaro. Viene fermato Zennaro, ma c'è, non so, forse un'infrazione di passi. Ed è Bologna che va in seconda fase. Oriago si chiude bene. E infatti adesso esce Santolero e rientra Bosniak. Bosniak deve, dalla sua maturità, dalla sua età di giocatore, dalla sua forza, cercare di far ragionare gli altri ragazzi e trovare gli spazi giusti. Ogni attacco deve essere questa volta, ed è 7 metri, giustamente 7 metri e 2 minuti anche per Fabian. Gherardi ha preso i 7 metri con ricevendo un assist di Bosnia, che aveva impegnato 2 uomini in attacco, aveva lo spazio, e Fabiani in ritardo ha chiuso non correttamente, quindi giusti 7 metri per Bologna. Ed è Bonassi a tirare. Bonassi contro Cecili, Cecili contro Bonassi, e questa volta ha la meglio Bonassi, che segna il suo 5º gol. Ed è parità tra le due squadre, 17 pari, mancano 12 minuti e 27 secondi alla fine dell'incontro. È una fase cruciale, Gianni, lo scoccare dei 20 minuti probabilmente indirizzerà definitivamente la partita. Al rientro dall'inferiorità numerica, Beppe Tedesco si gioca il proprio miglior difensore, non è in condizione, ha retto 2 minuti nel primo tempo, ma adesso ce n'è bisogno, servono 2 possessi senza subire gol. Sì, Argentin, vediamo, prima è stato condizionato dal dolore che ha al costato e ha fatto 2 errori. Intanto c'è il passivo per Oriago. Io vorrei, Enrico, contare quanti passaggi fa l'Oriago. Ne ha già fatti 2, dal momento che ha alzato il braccio. 3, muro, 4, 5, 6, 6. Sul 6º passaggio Oriago segna col suo numero 9 Rossi, 3º gol personale e vantaggio di Oriago, 18 a 17. Ha rischiato qui il tecnico di Oriago inserendo un giocatore, giocando senza portiere, però ha pagato questa scelta perché è arrivato un gol in regime di passivo. Gherardi ancora che sfrutta la bel 1 contro 1 di Bosniak. E segna Gherardi. Io mi scuso con i radioascoltatori, ma il volume dello speaker qui e la sonorità di questo palazzetto molto bello comunque lascia desiderare, e quindi si fa fatica a parlare col microfono. Sia io che Enrico facciamo molta fatica. Io spero che a voi arrivi comunque la nostra voce in qualche modo da poter seguire questa partita, che comunque è avvincente per forza. 18 pari e 10 minuti
dal termine, la partita è viva, ancora Oriago sotto regime di passivo, la palla arriva all'ala, bravo Michele Rossi, questa è una parata straordinaria che può cambiare la partita. Bravo Michele Rossi sul tiro dall'ala sinistra di Giovanni Nardin, è un una grandissima parata di Michele Rossi, perché Nardin aveva veramente messo la palla molto bene, con una pelle d'orso inusuale dall'ala. Michele ha parato questo tiro e adesso Bologna ha l'opportunità di riandare in vantaggio. Gherardi, ancora uno contro uno per Nascetti, che segna. Nascetti, che non era ancora entrato, e segna il primo gol al primo attacco. 50 minuti per vedere un'azione finalmente manovrata. Palla al centrale, palla al terzino, palla al centrale, attacco, palla al pivot e rete. Finalmente la prima azione manovrata che Bologna fa dall'inizio della gara. Troppo poco, ma per il momento basta. 9 minuti e 30 secondi alla fine dell'incontro. Bologna di nuovo in vantaggio, 19-18. Ma Oriago non è mai domo, è ancora che spinge e spingerà ancora sempre fino alla fine della partita. Aia, Argentin si è piegato sul proprio fianco. Tedesco lo ha rischiato. Probabilmente andrebbe tolto. C'è Santolero in panchina, ci sono giocatori che in difesa sanno giocare. Non dobbiamo perdere Argentin per Teramo. A mio parere farebbe bene Beppe a sostituirlo. Forse ci sono 2 minuti per Gherardi e infatti è così. Ancora 2 minuti sono i suoi secondi, 2 minuti. Argentin si vede che fa delle smorfie di dolore, ma lui vuole rimanere in campo e Beppe lo lascia in campo. Vediamo, è sofferente. Sì, va bene, però io ripeto, io mi accanisco adesso perché va bene, ci stava la chiamata ai 9 metri, era un intervento vigoroso, ma 2 minuti ancora una volta, cioè, facciamo la differenza, 6-1 io li ho contati. Sì, ci sono tanti 2 minuti per Bologna e pochi per il Loriago. Loriago ha avuto 2 minuti soltanto, Enrico, 2 volte 2 minuti. Ed è bravo il numero 13, Bincoletto, a superare la difesa in inferiorità del Bologna e a segnare il pareggio. E Beppe Tedesco chiama immediatamente time out. Loriago sta facendo una buona partita e li vedo molto carichi come gruppo. Sembrava la parata di Rossi poter cambiare la partita, era arrivato il pareggio, adesso noi dobbiamo giocarcela, siamo pari, stiamo facendo una partita orrenda, ma in questo momento va giocata, pallone su pallone, praticamente ci saranno più o meno 8-9 possessi da qui alla fine della partita, noi dobbiamo giocare in questo momento come Oriago, palla fino al passivo, girare, 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 perché quando abbiamo fatto girare il pallone la difesa di Oriago si è aperta e noi abbiamo fatto gol facile. E io ti confermo che i 2 minuti, le espulsioni per 2 minuti temporanee ne contano 6 per il Bologna e 2 per l'Oriago. Sì, che è una differenza che per questa partita non ci sta, perché non è una partita cattiva da parte di Bologna. Bologna sta difendendo male, sicuramente, ma la differenza di difesa non si vede. Ecco, su una cosa possiamo ben dirla. Il fatto che abbia più 2 minuti il Bologna è legato al fatto, maggiormente ovviamente, che Oriago ruoti la palla in media il doppio rispetto a Bologna e chiaramente diventa più difficile fare 2 minuti. E intanto Giuseppe Tedesco, il mister del Bologna, rimette in campo Mula, Nepomicemo Mula, di origine sarda, ed è Bonassi per Mula, cambio di posto con Bosniak, ancora Bonassi, Bosniak, Mula, Bosniak, uno contro uno, scarica, prova a scaricare a Mula ma viene fermato dalla difesa dell'Oriago, rimette in gioco Mula, ancora incrocio per Bonassi, Mula che ritorna a dar palla a Matteo Tedesco, non è pericoloso Mura, ed è Bosniak che veramente da quale campione è, segna un gol importantissimo che riporta Bologna in vantaggio, ha veramente trovato il gol. Sì,
poi c'era anche un fallo sul tiro, ovviamente non ravvisato. Riago si butta in avanti, torna in svantaggio, questa è la difesa più importante della partita e Bologna la sbaglia nella maniera più sciocca. Ed è Nicoletti che segna. Bologna in inferiorità, è vero, però ha seguito il difensore Zennaro, il quale si è allargato e poi in elevazione ha dato palla a Nicoletti, che non ha avuto difficoltà a segnare sotto le gambe del portiere. Mula per Bosniak. Rientrano i due minuti per il Bologna e quindi 7 contro 7. Bosniak che tira, ma è un tiro veramente forzato, parato facilmente dal portiere Cecili dell'Oriago, ed è questa volta Oriago che ha l'opportunità di andare in vantaggio. 20 pari ed è il 23:30 del secondo tempo, quindi poco più di 6 minuti e 20 secondi da giocare per questo incontro. Partita questa che non ci si aspettava all'inizio, così combattuta. Neopromosso l'Oriago, passi del numero 13 Bincoletto, Bologna che va in attacco con Bonassi, Bosniak, uno contro uno, cosa ha fischiato l'arbitro, area, invasione d'area per Garau che aveva ricevuto da Bosniak, peccato perché era libero e pronto a tirare. Sì, ma altra azione lavorata male, mancano 5 minuti, adesso bisogna semplicemente accorciare la partita, ormai volente o nolente andrà comunque sul binario della parità fino alla fine, bisogna giocare ogni pallone. Ecco, 5 minuti e mezzo alla fine dell'incontro ed è Oriago, 20 pari il punteggio, ancora Bincoletto per Zennaro, per Fabian. Sono loro tre che fanno tutto il gioco, come giusto che sia. Argentini stava per rubare palla. Muro dei giocatori del Bologna, prova ad andare in attacco Matteo Tedesco insieme a Nascetti e a Garau, ma Oriago si chiude bene, tira Argentini con molta fretta e tira fuori. Argentini non è in gran forma per via di un infortunio che ha patito e non si capisce tutta questa fretta. Sono errori che Bologna faceva anche l'anno scorso, negli ultimi minuti forzava il gioco, non è necessario, bisogna giocarla in attacco, Bologna deve assolutamente giocarla meglio ed è Oriago questa volta che col suo mister Leandri chiama il time out, vuol parlarci su, probabilmente vede la sua squadra un po' in difficoltà in attacco e quindi ci vuol parlare su, ma penso che sia arrivato opportunamente per il Bologna anche questo time out. Per Beppe sicuramente vorrà parlarci su, vediamo un po' come rientreranno le due squadre. Qui probabilmente non si tratta neanche di deficit fisico, perché la squadra è proprio sconcentrata in questo momento. Il tiro di Argentini non ha veramente nessun senso, ma non perché non andasse preso, ma perché non ce n'era bisogno di forzare in quella situazione. Sei in una situazione di parità, hai la palla del più uno che a 4 minuti dalla fine può essere fondamentale, è impossibile andare a forzare in quel momento, a maggior ragione perché la difesa di Oriago era messa male. Oriago in questo momento sta facendo una cosa, non vuole prendere contropiedi, piuttosto rinuncia ad attaccare e torna già con due uomini. È dall'inizio che non vuol prendere contropiedi e infatti gioca sempre al limite del passivo e direi che in questa gara c'è riuscito Oriago. Punteggio molto basso, Bologna ci ha abituato in precampionato a fare una media di 28-30 gol, mancano 4 minuti e 35 alla fine, siamo 20 pari, 20 gol per Bologna sono davvero pochi e questo denotano i molti errori e il gioco al limite del passivo da parte di Oriago, che è abile a far passare il tempo. Ed è Bincoletto per Fabiar, per Zennaro, ancora per Nicoletti che fa dai e vai con il centrale. Fabian, è molto lento il gioco, molto ponderato il gioco dell'Oriago ed è qui che prova a spingere Bincoletto, para e ripara Michele Rossi, doppia parata
doppia parata di Michele Rossi che salva due volte, e gli arbitri fermano il gioco perché c'era stato, nel rugby si chiama placcaggio, un placcaggio del numero 5 nei confronti di Nascetti, che stava partendo in contropiede, un placcaggio che ha fermato il gioco, ma gli arbitri non hanno ravvisato nulla se non fermare il gioco e asciugare il parquet. Vabbè, io non ho più molte parole, cioè se non è fallo da due minuti questo, francamente faccio fatica a capire quale sia la logica. Qui Rossi ha tenuto Bologna in partita, questo è il possesso più pesante di tutta la partita. Se Bologna segna, dà un valore doppio alle parate di Rossi e poi si ricuce in difesa. Adesso non possono più temporeggiare, loro dovrebbero attaccare, questa è un'azione fondamentale. 3 minuti e 51 secondi alla fine della partita, Bologna palla in mano, tenta di andare in vantaggio. Questo è il rigore, ma devono essere anche 2 minuti. 2 minuti per Bigon. È la seconda volta che questo giocatore prende 2 minuti. 7 metri per il Bologna. E si appresta al tiro ancora Bonassi contro Cecili. Adesso la mano di Bonni non deve tremare. È stato perfetto fino a questo momento. Serve il punto del più uno. A rincorsa. Bonassi e se lo fa parare. E viene parato da Cecili, non era molto convinto il tiro di Bonassi, il portiere ha letto che aveva intenzione di tirare basso. Gioca con l'uomo in più, gioca con l'uomo di movimento, prende un rischio clamoroso Riago che vuol vincere. Esce il portiere ed entra un giocatore in movimento, quindi sono 7 giocatori in attacco dell'Oriago e vediamo... Anzi no, scusate, sono 6 perché ha avuto 2 minuti l'Oriago. Viene fermato, 6 giocatori contro 6 in attacco, è uscito il portiere. Porta libera dell'Oriago. Vediamo. Girano sempre con molta calma e ponderazione i giocatori dell'Oriago. Anche troppa. Bincoletto che gioca ancora col passivo. Tira e segna un gran gol all'incrocio dei pali. Fabian che ha trovato lo spazio, vantaggio per Oriago. 2 minuti e mezzo alla fine dell'incontro e Tedesco chiama il time out. E vedete quanto è spettacolare la pallamano dal possibile vantaggio per Bologna. Sbaglia il rigore Bonassi, Oriago va in attacco, segna e si ritrova in vantaggio, dal possibile vantaggio del Bologna al vantaggio dell'Oriago. Questa è la pallamano, sempre imprevedibile fino agli ultimi secondi. Beppe si fa sentire, sta organizzando l'attacco, dice proprio lo schema da fare. Noi non riusciamo a capire quale sia. Guarda, se ho letto la mimica, vogliono isolare Bosniak, vuole armare il braccio di Bosniak. Beppe Tedesco ha chiesto a Gherardi di attaccare, isolare Bosniak, provare a tirare. L'unico vantaggio che ha in questo momento Bologna è che sostanzialmente non ha punti di riferimento, perché secondo Riago Bosniak non è in serata, Gherardi un po' di più. Sì. Ed è Bosniak al centro con Bonassi al terzino sinistra, Nascetti pivot, Gherardi terzino destro, Garau alla destra e Matteo Tedesco alla sinistra. Fischia l'arbitro, 2 minuti e 28 secondi alla fine da giocare. Bosniak per Bonassi che viene murato, Matteo Tedesco che pallonetto e segna. E che pallonetto Matteo Tedesco che segna il suo gol, importante gol alla fine. Ed è 5 più 1 adesso la difesa del Bologna. Tedesco che gioca a uomo su Bincoletto, autore prima di un gol fantastico, si sposta al centro Matteo Tedesco e questo è il jolly buttato da Tedesco, segna il destro di mano il numero 27 dell'Oriago Pittarella, il suo 5° gol e riporta in vantaggio Oriago.
Bonassi per Gherardi, ancora Bonassi, Bosniak, uno contro uno di Bosniak per Matteo Tedesco, che viene parato, ma la palla rimane in mano al Bologna. Rimette in gioco Garau per Gherardi, per Bosnia che prova ancora per Gherardi, per Garau che segna, nulla da dire per Garau, che veramente è forse uno dei pochi giocatori del Bologna che è entrato con convinzione, motivazione, e ha fatto vedere quanto di buono ha fatto in questa partita. Serve una difesa mostruosa, Oriago vorrà andare fino alla fine, adesso gli arbitri non possono concedere 16 passaggi. 45 secondi alla fine, 22-22, ed è questo attacco importante per Oriago. Passivo per Oriago, secondo, terzo passaggio, quarto passaggio, quinto passaggio, tira e segna Zennaro. E adesso Bologna ha 20 secondi per pareggiare. 20 secondi, 15 secondi. Bosniak per Bonassi, per Gherardi, viene fermato. 9 metri, 6 secondi, 5, 4, 3. Tira Bosniak e segna. Segna Bosniak, segna a 2 secondi dalla fine. Il pareggio per Bologna. Con un tiro sotto mano, è un gol da campioni questo.